C'è un malcontento molto diffuso e le politiche economiche e sociali del governo non vanno bene, vanno cambiate. Se il governo continua a non confrontarsi con il sindacato, a non discutere con noi, è chiaro che noi dovremo valutare per ottenere ciò che stiamo chiedendo di mettere in campo tutte le iniziative necessarie. Questo lo valuteremo con CISL e UIL. Allo stato attuale non escludiamo assolutamente nessun strumento, sia perché le piazze continuano a riempirsi, quindi c'è un consenso che cresce attorno alle richieste del sindacato, sia perché noi abbiamo proposte molto precise, tra cui quella di una vera riforma fiscale per combattere l'evasione e aumentare i salari e le pensioni, sia quella di un piano straordinario di investimenti per creare lavoro, sia quello di combattere la precarietà e di affermare un lavoro stabile e sicuro, perché purtroppo si continua a morire anche sul lavoro e questa è l'altra cosa che va combattuta con molta forza. Il debito continua ad aumentare e che addirittura l'Europa chiede una manovra correttiva, siamo a rischio di infrazione, mai successo nella storia di questo Paese, con tutto quello che questo può determinare. Quindi dal nostro punto di vista l'Europa bisogna cambiare molte cose, bisogna cambiare il fiscal compact, bisogna essere in grado di far partire un piano di investimenti vero, però il modo con cui il governo si sta muovendo rischia di non ottenere nulla, bisognerebbe fargli presente che la campagna elettorale è finita e che da questo punto di vista bisogna affrontare i problemi che il Paese ha, che i lavoratori hanno, che i giovani hanno, perché qui continuano ad andarsene dal nostro Paese perché il lavoro non lo trovano, quindi a me sembra che questo sia sotto gli occhi di tutti e noi l'avevamo detto lo scorso ottobre in tempi non sospetti, avevamo detto che era una manovra recessiva, che era una manovra che non risolveva i problemi e oggi siamo esattamente a questo punto, al punto che c'è un'altra manovra da fare e ci sono scelte da fare e in questo senso continuare a fare condoni fiscali, a raccontare un mondo che non esiste rischia semplicemente di far arretrare il nostro Paese, noi non lo possiamo permettere perché al centro debbono tornare i bisogni delle persone, il lavoro, la giustizia sociale e soprattutto una ripresa vera degli investimenti.